come sto io, quanti anni ho? Ne ho quasi 80, sto abbastanza bene, mi difendo. Lì era un prato che nel 1400 è stato scelto per costruire questo ricovero per gli appestati. È stato rimesso in opera in occasione soprattutto della peste chiamata di San Carlo, quella del 1576, e quella del 1630. Nel romanzo manzoniano il lazzaretto è un po' il sugo della storia. In questo luogo del dolore inizia la nuova vita di questi due sposini. Poi dopo le pestilenze fortunatamente sono finite e il lazzaretto è stato abitato da gente che non aveva casa, che si accontentava di queste celle, fino a che il comune di Milano ha deciso di abbatterlo. Quando il comune ha messo in vendita il lazzaretto, alla fine dell'Ottocento, è stato venduto a una banca, la quale lo ha lotizzato e ha venduto ai privati, i quali hanno costruito fin quasi al limite della chiesa di San Carlo. Non so se adesso attorno alla chiesa del Lazzaretto c'è ancora il traffico. Trovo abbastanza bene. Sono un piccolo paese, un quartiere. Milano sono tanti quartieri, tanti paesini. Cioè, qui c'è una varia attività e oltre a quello dei negozi, qui c'era un fiorente commercio di automobili pure usate. Si diceva che rubavano pure le macchine e portavano qua, non è veramente vero, però quando è cominciato l'edicola ad aprire le prime tutta la notte, 24 ore, a mezzanotte qui c'erano già i giornali, altrove ancora non c'erano. Avete un quartiere che si rinnova sempre, qui è stato sempre un centro pure di notte, eh? È stato sempre un centro, forse più del centro. Un quartiere che appunto si vede molto sulle strade, molto artistico, e qua ci sono molti negozi indiani di antichità, comunque quadri, gallerie d'arte. Ritengo il lazzaretto più vicina come tipologia di quartiere a quello che è un quartiere internazionale. Come madre per me è molto importante che mia figlia vada in una scuola dove i genitori sono estremamente misti. Secondo me è una vera casba, proprio una casba contemporanea, nel senso che non può in un modo o nell'altro classificare socialmente il luogo, nel senso che ci vivono veramente di tutti. La maggior parte delle persone non sanno neanche che esista il lazzaretto. Non è culturale, sì. Dato appunto da questa comunque eterogeneità del quartiere, proprio anche dagli stessi ristoranti, ecco. Bar Tabacchi, poi il locale dei Veget, però è un angolo molto divertente quando si vedono sempre fuori i soliti volti noti che parlano ovviamente della Domenica del Calcio. Non c'era il rigore. Vabbè, mi ha insegnato, sì. Sì, non è importanza, anche se non c'era, è interessante che abbiano segnato. La zona è un ponte fra la stazione centrale e Piazza Duomo, che ci troviamo in mezzo, pertanto gente ne viene, ne passa un mucchio. Non c'è parcheggio, non c'è... Milano è Milano, 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 bella. Questo è un quartiere che è il cuore, pulsa, non è sterile. Per conto mio è una delle più belle zone di Milano. Piacciono, anzi lo scambio culturale e la contaminazione è sempre simbolo di ricchezza. Mi disturbano gli stranieri. Mi piace questa zona, questa qua dietro, perché è multietnica. Comunque mi sento divertire sempre con italiani, con africani, con altri paesi, mi sento proprio benissimo, veramente, dico la verità.
Milano mi piace perché ha una dimensione che non è troppo grande ma non è neanche tanto piccola. Questi che vende roba marcia. Ma fumi ancora? Non avevi smesso? No, boh, a posto. Non mi piace questa zona perché c'è un grande rumore, ma molti etnici, fa schifo.